Buonasera a tutti e benvenuti. Oggi tra Camera e Senato si discute del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un po' quello che veniva definito Recovery Plan, ecco adesso diciamo all'italiana Ripresa e Resilienza. Qualche buon tempone parla di RR come remota realizzazione o come rischio ragionato, ma a parte quello, il nostro piano di ristrutturazione di ripresa economica vale 248 miliardi o 221 miliardi o numeri vari, ecco, che poi possono anche essere modificati o modificabili. Sta di fatto che per la prima volta si analizza e si pianifica in un certo modo un piano che vada a risanare quella che è la nostra salute pubblica, quella che sarà la digitalizzazione, la competitività, la cultura, il discorso dei giovani, la rivalutazione del Sud come motore dell'Italia, gli enti locali, la giustizia, la riforma fiscale, il super bonus da migliorare, il mutuo per i giovani sotto i 35 anni, la scuola, le palestre, gli imprenditori femminili, le reti a banda larga e quanto altro ancora. Si tratta, se non erro, di circa 275 pagine di programma con grafici vari. Ora, a prescindere da quella che sarà la lotta politica, in un certo senso anche corretta quando si imputa a questo governo di non aver dato il tempo alle opposizioni o al Parlamento di poter analizzare con calma questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Dall'altro lato, lo dice anche il presidente Draghi, ne prende atto, è conscio di questo, ma è conscio altresì che il piano debba essere presentato il 30 aprile del 2021, non tanto perché ci sia una scadenza assoluta, ma perché il primo, insomma, che presenta questo piano è anche quello che poi si avvicina di più alle erogazioni in varie tranche di questi miliardi. Ora, si è parlato di nella prolusione il presidente Draghi parla di onestà, di intelligenza, di gusto per il futuro, di unità nazionale e quindi di un destino del paese. Siamo arrivati al punto, si decide con questo piano nazionale di ripresa e resilienza il destino del paese. Ora, tutto quello che vi dico e che ci diranno nei prossimi giorni potrà poi essere nel particolare analizzato, però cogliamo semplicemente due aspetti fondamentali. Il primo è che abbiamo sentito magari mille volte parlare di ripresa, di ricostruzione, di piani, di soldi, di miliardi, di programmi e di progetti. Il più delle volte li stiamo aspettando o non sono stati realizzati o magari non si realizzeranno perché le parole stanno a zero, come diceva qualcuno, e i fatti sono quelli che contano. Qui che cosa conta? Al di là delle 273 pagine con grafici di questa ripresa o di quello che può essere nel dettaglio la spartizione, lo spalmare questi miliardi nelle opere necessarie. Qui quello che conta assolutamente è la reputazione del presidente Mario Draghi. Io posso volere bene, posso non volere bene al presidente Mario Draghi, posso avere stima o non avere stima, ma non conta. Il presidente Mario Draghi in questo momento è l'unico interlocutore affidabile che gode della reputazione necessaria per dare la parola e far valere il suo peso in Europa. Vi piace questa cosa? Non vi piace questa cosa? È così. E questo è il valore aggiunto alle 273 pagine, all'elenco delle cose da fare, che si faranno, che non si faranno. La parola, la persona, il valore,
la reputazione, questo conta e questo il presidente Mario Draghi ce lo può assicurare, che ci piaccia o meno. Grazie.